oggi ho preparato un bel piatto double primo, guarda, doppio, a me piace troppo queste cose. Ho messo qua le orecchiette con i broccoletti e pecorino, ho messo sia il pecorino a pezzettini dentro che sopra e qua con le uova, tipo strapazzato. Mi piace Max? Guarda che buono. Un bel po' di olio crudo, peperoncino, com'è? Ti piace? Ci vuole Superman, mi sono mangiato tutte cose. Come ci va Superman? Guarda com'è buono, mica sai, No, sono 150 grammi a persona. sì. Sì, di più. Quando dici 150 su 250. Ma che sta succedendo? Sta litigando di nuovo con la cartuccia, l'hai rotta! No, dai, è la coppa bacco, mi sono Ma litigando io. come? L'hai rotta e adesso dobbiamo comprare un'altra cartuccia. Non è possibile vivere così. Perché? Non è Ma possibile. perché? Non ti piace proprio questa Ma cartuccia? schifo proprio. Grattugia più scemo comune. Guarda qua. E te l'hai rotta, La sapevo di cretino! santa sta cosa. Yummy! Eccolo, steso il tappeto. Guardate com'è bello, sembra che sia venuto abbastanza pulito. Adesso vediamo quando si asciuga, ho fatto una faticaccia. Abbiamo schiacciato un piccolo No, pisolino. anzi picco. Sembra un esopetto milionario. Perché? Dormi sempre. Io dormo Sì, sempre. siamo. Perché? Perché? Io dormiglione, E tu tu mi no. ha preso a te. Abbiamo scelto Perché? a mezzogiorno, poi due, poi quattro. Che sette, siamo ancora qua. Perché Non ieri. scenderemo mai. Perché anche tu hai dormito. Ho detto, vabbè, mi riposo 5 minuti. Ho speso cosa. Oggi è una giornata proprio che non ce la faccio proprio neanche a muovermi. Mi sento super debole. Mi sono messo il rossetto rosso. Mi piace Mi a te. No, si sentirò! Perché tu dici che il rossetto rosso ti piace con gli occhiali. La professoressina, Luca da Rossellini. dice. Eh? Non si dice. Aspetta, vieni qua. Bla bla. Non si Bla bla. comincia. Per tutti i tuoi follower, anzi le tue, tu c'hai un sacco di follower che ti volevano rubare, Siamo che tu. arrivati su Instagram a 3.000, anzi no, Ma non ti 2.900, vergogni, così poche. 2.928. Ragazzi, andate in A massa. 3.000 Allora, vi muscio a mangiare. ricominciamo a mucca Carolina. Ragazzi, andate in massa a seguire a Max Agrodolce su Io Instagram, perché metto tre foto al giorno, all'anno. no, 3 foto al giorno nudo, quindi lo potrete vedere nudo. Andate su Potete Instagram a andare a seguirlo. vomitare. Comunque, ragazze, questo essere che ho trovato qua giù per strada, diciamo, una persona che ho conosciuto questi giorni ed è il mio nuovo fidanzato. Muoviti che è tardi. Sì, tu cosa dire in tua discolpa? È inutile che mo mi stringi. Cosa da dire in tua discolpa che sei mancato tutti questi giorni? La mia discolpa, tua Sì, discolpa, tu. la Sei tua accorto che discolpa. sei sotto pacche Anche e ti mando proprio io. È definitivamente vero che affa. aveva gli occhi tristi quando io non c'ero. No, non è vero. Gli occhi felicissimi. No, andiamo che è La tardi. Adesso guarda. c'hai gli occhi Sì, felicissimi. assai, guarda. Vabbè, andiamo. È tardi, andiamo. Rosso e nero. Max è cazzato perché abbiamo fatto tardi, è vero? E abbiamo beccato Tardissimo. tutto il traffico della sera, perché voi sa dovete sapere che qua a Napoli, ma penso pure da voi, tutti i giorni, tipo dopo le 6 alle 7 nei centri commerciali c'è proprio l'inferno. E quindi a me piace andare se posso prima, di modo che poi non becco il casino delle, tipo delle 7. Invece adesso, perché abbiamo fatto i pigroni poltroni, abbiamo fatto tardi e si è fatto proprio tardi, si è fatto proprio l'orario dove c'è traffico per strada, c'è casino per parcheggiare la macchina, non troveremo nulla perché poi tutti quanti già hanno fatto Piazza Pulita e il supermercato praticamente è vuoto. No, veramente qua così è, cioè c'è l'assalto nei centri commerciali, quindi vabbè.
però comunque abbiamo fatto un bel riposino, siamo freschi e carichi, è vero? E poi quella pasta che ho fatto era troppo troppo buona, di quelli broccoletti, che tra altre cose erano bio, perché me l'aveva portato mia mamma dal nostro orticello, i broccoletti. Erano troppo troppo buoni. Io poi sono contenta quando succedono queste cose, sono troppo troppo contenta perché e mia mamma è venuta di sua spontanea volontà, ha detto: ah, ti ho fatto i broccoletti ieri, te ne ho portati due pure a te. Ma io grazie mamma, cioè vi dovete chiedere queste cose, a me mi fanno più felice di un regalo super costoso, ve lo giuro, non ve lo dico per, però non lo dico tanto per, veramente, perché è tipo per esempio sotto delle verdure che io le devo lavare, devo pulire, mia mamma sa che io non so tempo, allora l'ho fatta pure per lei, l'ha messa in un contenitore e me l'ha regalata. Sono troppo, sono quei piccoli gesti, oppure tipo per esempio a volte c'è una cosa rotta e tipo per esempio non lo so, tipo Max, oppure a volte anche mio padre, tipo: ah, ti ho aggiustato questa cosa perché era rotta, e tu senza saperlo trovi una cosa che magari prima era rotta, la trovi riparata. Sono quei piccoli servizietti, insomma, che a me mi fanno troppo troppo felice. Pure Max, per esempio, a volte io tipo per esempio ho fatto la lavatrice. No, la lavatrice non la fai mai, Max. Non lo pensavo. Però tipo per esempio vai, trovi i piatti lavati, tutte queste cose qua. Vabbè, a volte, no. Sei tanto bravo. Bravo. No, sei cattivo. È tardi, dobbiamo fare la spesa, facciamo il digiuno stasera. Viva la spesa con Max, è vero? Drunk Max. Drunk Max. Ci dobbiamo comprare un sacco di cose. Ci andiamo a vedere prima il pesce e il sushi. Sì, pesce, yeah. Buono, po'. Vai, che fatto? Che fatto? Sta dicendo, ma vai su Trash Trooper a fare il pesce. No, io amo Trash Trooper perché sono trash. Il mio reparto preferito, ovviamente, è biologico, ma... E allora che hai preso? Non lo so più. Camber, calamari, quanta roba, non so quanta roba, quanto sushi, pesce. Abbiamo svaligiato la pescheria. Anelli di mela. Questo è illegale. No, ma io le pago, però ho fame. Poi dopo metto la busta nel carrello. Sì, buonissimo, guarda, assaggia, sono buone. Vado sti cose con gli occhietti, viene parto biologico. Occhietti freschi di carro, alla zucca, sono anche in offerta. Non sono quelli grandi, sono anche questi qua, con farina integrale. Mi incuriosiscono molto. Ah, finalmente, Dio, dai. Scegli, voglio qualche schifezza. No, niente schifezza, scegli le due merendine. I cookie della Milka. No, che schifo, non li comprate, ragazzi, contengono olio di palma e tutte schifezze. Io voglio qualche schifezza. Dai, prendi qua qualcosa. No, io non comprerò mai niente. Questi qua.
Oddio, 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 Renzi, li ho trovati, mia sorella non c'è, ma io li ho trovati, questi qua li cercavamo da una vita, tipo i Choco Crepe, però di natura bio, adesso però il verdetto, devo controllare che non hanno l'olio di palma, speriamo, oddio, ci spero troppo, Max, cialda, farina integrale, farina di riso, zucchero di canna integrale, cacao, olio di girasole, yeah! No, non c'è, no, non è vero, non c'è, ragazzi, sono troppo felice, Nancy, trovati, yeah! Wow, meglio di vincere il Superenalotto, trovati, li cercavo da una vita, sono troppo troppo felice e farò sapere come sono, evviva Nancy, colazione da me. Oh, cosa hai preso? Posa subito ste schifezze. No, no, ma io non te lo consento. No, ma fanno schifo. Ma perché devo fare la pubblicità alla mio bianco? Posa, sono schifezze. Pubblicità. E posa se schifezze. Sono solo cornetti. No, io non te li faccio prendere. No, no, no. Controlla se non c'è l'olio di palma. Qua sicuro c'è. E perciò posa, ragazzi, guardate. Via, ciao. Qua non ci stanno scritte gli ingredienti. Sì, scusa, è buono, leggi bene. Leggi bene. Sistemando la spesa, manco se no sono accapata, no? Comunque sono troppo troppo curiosa di provare questi qua, vi farò sapere come sono. E poi vabbè, ho comprato le mie solite cose, spaghetti integrali, il latte di cocco, l'albume, la pomarola bio, e Max è comprato i tarallini, poi che altro abbiamo comprato? Cioccolato, altri tarallini. Poi ho comprato pure questo qua, che è un latte di soia nuovo, che non ho trovato quello soia sana che prendo di solito, questo anche senza zucchero, quindi farò sapere. L'ananas, tante tante cose. Sì, metti nel bagno a bacio. Cosa? Dentifrici? Sì, metti nel bagno. Io nel frattempo sistemo un po' queste cosine. Questo uno lo metto nel frigo e uno fuori. Che stai pensando, Max? Che c'era qualche altra cosa che era... La carta igienica. La devi mettere nel bagno. Sì, dove sta? Non lo so. Ah, ho preso pure una piantina, troppo troppo carina. Veramente questa piantina la volevo mettere in questo vasetto che mi ha regalato mia mamma, però è troppo grande, uffa. Vai, che bel sushi, Max, se ti hai preparato. Max. Com'è bello, eh? A me è tutto questo qua, con il riso, la tartare, sashimi, tartare, tutti i bei pezzi. Questo è tutto zenzero che ho messo sopra, è troppo troppo buono. Poi qua c'è la salsina, qua ci sono altri sushi, semini di papavero. Vero, Max? E qua per l'occasione anche sul tavolo grande, guardate. Proprio perché ti voglio fare contento, ah, una sera ti voglio accontentare. Com'è? Yummi yummi. Non dici la preghiera prima di mangiare? La preghiera. Sì, devi dire. Grazie a Dio. No, da giusto capello prima di mangiare. Dici la preghiera. Quale preghiera? Dici grazie, Signore. Grazie, sì. Ma in quale Signore vuoi? Il Signore che sta in cielo. Grazie, nostro Signore. Grazie, Signore. Lasci qua. Che sto qua, che sto mangiando questo bel sushi con questa bella ragazza. Grazie assai. E baciami le mani. Ma tu no. Buon appetito. Ma come li mangi queste cose? Che come si mangia? A due mani, ma no. Ma quando vai? Mi sei più topolino. Lo sai che mi serve qua? Ma tieni tu, ma te faccio io. Ha una mano, uno lo prende e lo mangia. Perché ha due mani? Due mani, io ci premo meglio. Ma io è la prima volta che vedo ti mangiarlo a due mani, lupini. Come si mangiano? No, a una mano, vai, ci puoi riuscire. Ma perché? Eccolo qua, faccio questo prego. Del senso di stanchezza. Pronti per la giornata? Active.